Welcome to Unreal Engine Archviz course. Io sono Giovanni Messina, sono architetto e chi mi conosce saprà che mi occupo di sistemi di informatizzazione orientati alla architettura molteplici. Sono le collaborazioni con università e studi internazionali. Oggi sono impegnato soprattutto nel campo della ricerca presso la Evolving di Trieste. Qui ci occupiamo, tra le altre cose, di virtual reality, di augmented reality e mixed reality, ma questa è altra storia. Chissà, magari potremmo creare un corso anche per questi campi, magari lo faremo prossimamente. Ora torniamo al corso e vediamo come esso è strutturato. Perché dovresti iscriverti a questo corso? La risposta è semplice: in questo corso tenterò di trasferirti in modo semplice e pratico tutte le nozioni che dovresti sapere per creare un progetto architettonico in Unreal Engine. Il corso sarà strutturato in modo da privilegiare il campo dell'architettura, ma con un corredo di più di 120 lezioni sicuramente taglierà in maniera trasversale buona parte delle problematiche che girano intorno all'uso di Unreal Engine. Il corso sarà fatto, come dico spesso, di pancia. Non vi sarà nulla di preparato e sarà strutturato in modo che anche il profano, ovvero colui il quale non ha mai utilizzato Unreal Engine, seguendo i passaggi potrà senza grandi problemi seguirlo. L'errore comune che si commette in questi casi è quello di voler divorare tutto in un sol boccone il corso, ma è errore più madornale, più superficiale e stupido, concedetemelo. Ti consiglio di prenderti le tue pause ogni 3 o 4 lezioni, di integrare con le esercitazioni su quello che hai capito. In un certo senso, prendendo un parallelo, facendo una metafora, diciamo così, automobilistica, non ha senso avere un bolide performante, spremerlo al massimo e rimanere senza benzina. Quindi, prima regola, prenditi le tue pause. Metterci un mese o 3 mesi per terminarlo potrebbe in questo senso fare la differenza. Ma torniamo al nostro corso. Come si è capito ormai, l'intento è quello di realizzare un'architettura, una piccola architettura di esempio. Nel nostro caso saranno 2 stanze. E ricordatevi che i concetti non cambiano, siano essi applicati a 20 metri quadri o 20.000. Il processo è sempre quello e, come spesso dico, quello che può fare la differenza invece è solo quella relativa alle risorse hardware. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, occorre dire in realtà che per quanto riguarda il nostro corso potrebbe essere sufficiente un computer con 16 GB di RAM, un processore della serie i di ultima generazione, i 3, i 5, i 7, i 9 e così via, ma che abbia almeno, e dico almeno, 2 GB di memoria video GPU dedicata. Tuttavia sarebbe meglio, sapendo di dire un'ovvietà, 4 o 8 GB di memoria video dedicata. Torniamo a noi. Un'altra parentesi che doverosamente apro, ma che chiuderò in fretta, è relativa alla lingua. Naturalmente sono di madrelingua italiana, conosco direi discretamente l'inglese, ma non ho alcuna conoscenza, nozione di spagnolo o di portoghese. Perché faccio questa premessa? Bene. Faccio questa premessa perché proprio mentre preparavo il corso, interagendo attraverso il mio canale YouTube e la mia pagina Facebook con utenti che mi seguono appunto da un po' di tempo, mi chiedevano se fosse possibile tradurlo in lingua spagnolo e portoghese o portoghese. Capirete, cari amici, che sarebbe per me un massacro. Porterebbe via tante energie e risorse e avremmo bisogno di tempi grosso modo biblici. Un lavoro del genere potrebbe essere fatto per interposizione di terze figure di madrelingua, allora sì che in questo modo avremmo una perfetta traduzione abbattendo i tempi. Tuttavia, anche se questo mi è costato un lavoraccio, sto lavorando sui sottotitoli aiutandomi con un software di traduzione automatica che non sarà il massimo ovviamente, ma spero che possa essere utile a coloro i quali, non italiani ovviamente, intendano seguire questo corso.
Bene, detto questo, un'ulteriore parentesi va aperta per quanto riguarda l'audio. A me non ha dato alcun tipo di problema, ma sentirete, spesso come sottofondo il cinguettio di uccellini. Questo perché? Perché sono presenti a pochi passi da me, dato che sto registrando questo corso dallo studio di casa e che ho una finestra che affaccia chiaramente proprio sul giardino. Nel caso dovesse recare problema a qualcuno, chiedo venia. Ma torniamo al nostro corso. Quello di cui hai bisogno è semplicemente, oltre ovviamente all'hardware, chiaramente di aver installato Real Engine Studio attivo, e cioè con DataSmith attivo, attenzione, altre condizioni, ma potremmo dire fortemente consigliate, ma non necessarie, come ad esempio l'installazione di 3D Studio Max e il relativo plugin di esportazione UDataSmith. Perché dico, diciamo che in questo caso si può anche scaricare la versione trial del software di terze parti, sia esso 3D Studio Max o qualunque altro. Ci serve solo come locomozione per trasportarlo in Unreal Engine. Inutile dire, ma ne parleremo successivamente, che tutte le risorse allegate al corso sono allegate appunto ad esso e sono state del tutto reperite in modo gratuito dal web. Questo per sgombrare problemi di copyright vari. Come vedremo ora, vedremo un poco di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto avremo una serie di sezioni, ma è possibile scomporre tutto il nostro lavoro in tre grossi blocchi, parliamoci chiaro. La parte iniziale sul modello, poi gli indispensabili per l'ArcViz, ma mi riferisco ai blueprint. E poi parleremo dell'interazione, quindi come potete vedere adesso, video, con le varie parti dell'ambiente, sarà possibile variare il materiale, alle piastrelle, sceglierne la posa in tempo reale, 0, 45, 90 gradi, cambiare i materiali muri e tutto questo semplicemente realizzando un'interfaccia molto basica di tipo UMG, quindi attraverso la pressione di un pulsante, un button. Ma come vedremo, non solo. Oltre a queste variazioni in tempo reale sul modello, vedremo come semplicemente, sempre attraverso una comoda interfaccia widget, come andare a variare le viste, aggiungendo anche un simpatico effetto blend, come potete vedere qui a video. Vedremo come interagire con i vari elementi, ovviamente, della scena, creare materiali complessi in modo del tutto semplice, mandare in play o in stop un'animazione, riprendere il comando del player, e tutto questo sempre guardando la reversibilità e la flessibilità di Unreal Engine. Creeremo un filmato in sequence. Ad ogni punto, una volta stabilita la configurazione voluta, possiamo ritornare in modalità walk e navigare la scena. Insomma, cercheremo di affrontare, come dicevo, in modo trasversale tutte le problematiche relative alla visualizzazione architettonica in real time, compreso, vedete, la possibilità di cambiare la definizione in tempo reale. E diciamo che il corso in continua espansione dipenderà molto dal numero degli iscritti. Io integrerò giorno per giorno, affinando, aggiungendo tutta una serie di capitoli, tracce bonus, ma anche vere e proprie sezioni, magari che andranno a riguardare cose che per tempo, come i materiali landscape, le sfere panoramiche all'esterno. Ad esempio, come vedete adesso, sto aprendo una porta, sto interagendo con l'elemento porte, entrerò in una stanza con un pulsante, potrò accendere, sarà possibile accendere la TV. Ma che non sia un elemento che proietti semplicemente un video, la nostra TV, ma un vero e proprio elemento smart dotato di programmazione, con cui ovviamente si proietterà il colore, l'intensità della luce, a seconda della scena preposta. Andremo ad accendere e spegnere una lampada, come abbiamo visto, ad interagire, come stiamo vedendo, con un mobiletto, dando a questo come richiamo interattivo un materiale speciale, Outline Glue, quindi possiamo scegliere di chiuderli, di tenerli aperti, scegliere la configurazione, di navigare la scena. Ecco, vedete come
anche il cursore cambia, la stessa cosa, cambiare le static mesh, ecco, vedete, con un semplice clic su un cubo interattivo. Avremo inoltre, oltre tutto questo che abbiamo esplorato, e quindi l'interazione totale e logica con elementi della scena, anche la possibilità, con una semplice integrazione di codice, di modificare la risoluzione del nostro software, come dicevo prima. Ecco quello che vi dicevo per quanto riguarda il televisore. Lo accendiamo con un tasto e guardate il lavoro che esso svolge ai cambi di scena. E notate, i più attenti lo avranno già notato, come la configurazione della luce cambia a seconda della scena proiettata. Naturalmente sarà possibile semplicemente con un plugin apposito regolare l'intensità della luce, come i colori, mentre i colori che verranno proiettati grazie al mask e al glove saranno regolati dalla programmazione. Notate il blu, ora l'arancio, vedete, e così via. Un elemento blueprint, quindi un elemento a sé stante che sarà possibile migrare in qualsiasi altro progetto. Ammiriamo ancora un po' il lavoro del nostro televisore. Tutti gli elementi, vedete, saranno interattivi, quindi riapriamo la porta entrando in una certa area e uscendo dalla stessa area la porta si richiuderà alle nostre spalle. Che altro dirvi? Spero di avervi convinti. Andremo a creare ovviamente un main menu. Sostanzialmente la scena sarà composta da due livelli, questo che vedete adesso sarà il main menu, dove andremo semplicemente a caricare il livello del nostro progetto, e il livello relativo al nostro progetto sarà poi messo ovviamente in un altro livello e richiamato. Ma se sei interessato, cosa aspetti? Insomma, iscriviti e avrai da me tutta l'assistenza al corso a tutte le ore, io ci sarò. Basta lasciare un messaggio su questo corso. Se questo corso avrà un seguito, diciamo 100 iscritti almeno, cercherò di anche di fare l'upload del file master, in modo che tu possa controllare tutto il codice in comodità, e come ti dicevo, per qualsiasi problema potrai iscrivermi, io ti risponderò appena avrò tempo. I sottotitoli, per quanto riguarda le altre lingue, ovviamente saranno integrati giorno dopo giorno. Sono arrivato già a un buon punto, sono stati uploadati. Adesso non mi resta che salutarvi, ci vediamo al corso e ciao.